Comic Con di Napoli, Claudio Di Biagio, la presentazione di Dylan Dog, vittima degli eventi. Ti volevo chiedere com'è stato il feedback della sala, come sono stati gli spettatori? Beh, sono stati fantastici perché hanno accolto bene sia il trailer che l'estratto che abbiamo portato in anteprima assoluta qua al Comic Con. E la cosa molto molto bella è che c'è stata partecipazione, nel senso che una sala piena di persone, tenerla in piedi e tenerla ad ascoltare non è facile, ma quando poi spontaneamente le persone ti fanno le domande, tante domande, addirittura troppe rispetto a quello che puoi ricevere, è stupendo e vuol dire che effettivamente qualcosa di buono stai facendo, o comunque le persone stanno ricevendo in modo positivo. Ecco, avete fatto questo film facendo partire una campagna, un crowdfunding, quindi i soldi sono stati un po' un problema, non avete avuto molti soldi. Quanto è cambiato il progetto rispetto a quello che tu avevi in mente all'inizio e quello che poi avete girato? Come vi siete dovuti gestire? Ma guarda, non più di tanto, nel senso che Luca, il ragazzo che con me ha fatto il progetto, dai raga, ha dovuto modificare alcune cose in sceneggiatura, ma nemmeno troppe. La sceneggiatura che per noi poi era definitiva l'abbiamo realizzata in toto, perché abbiamo fatto proprio un lavoro su questo, nel senso non esagerare, cioè non fare delle cose fuori dalla nostra portata. Abbiamo pochi soldi, meno di quelli che dobbiamo avere anche per quello che abbiamo fatto, però siamo riusciti secondo me a portare a casa la sceneggiatura come la volevamo portare a casa, in un modo molto dignitoso e senza esagerare, senza fare cose che non puoi fare, no? Sì, esatto. Ecco, la regia. Cosa hai sperimentato? Come ti sei approcciato a questo personaggio, all'horror di Dylan Dog, a queste atmosfere che tutti i lettori conoscono? Come le hai mantenute nella tua regia, nella tua visione? Allora, secondo me la cosa che era da fare ovviamente era mettere uno stile proprio, nel senso che comunque volendo fare regista, quello che voglio fare è metterci sempre un mio stile. Quello che però ho cercato di fare, visto che si viene da un fumetto, era un po' svegliare e stimolare lo spettatore con citazioni, con riferimenti a vari numeri di Dylan Dog. Nel film ci saranno almeno 3 riferimenti a 3 copertine di Dylan Dog, quindi diciamo che tutto quello che noi abbiamo cercato di fare è stato innovare, ma legandoci a qualcosa di buono che faceva parte del fumetto e no, in quel modo la regia. Cioè non copiare pari pari il fumetto, altrimenti non si può fare, perché quello che facciamo, cioè un film su Dylan Dog non è un fumetto su Dylan Dog, sono due cose molto molto diverse, e quindi devi anche fare in modo che il registro linguistico, che la composizione, anche la, se vuoi, la profondità dei personaggi sia completamente ristrutturata e nuova. Ok, volevo chiederti anche quanto manca al progetto, quella percentuale per finirlo e poi quale sarà la distribuzione, come verrà? Manca un bel 40%, ma non perché stiamo ancora girando, perché la metà del progetto, di questo progetto in particolare, di questo tipo di progetto, che è un film di genere, è fatta in post-produzione, quindi è fatta con tutta la fase di impacchettamento del progetto. Quello che succederà è che noi andremo a distribuire il film sul web in modo gratuito e in sala in modo gratuito. Faremo in modo, e speriamo, ci stiamo organizzando per avere su tutto il territorio italiano delle sale che in modo gratuito possano far proiettare il film, e perché no darci la possibilità di chiacchierare col pubblico anche dopo la proiezione. Il nostro obiettivo è semplicemente dimostrare che se le persone vogliono qualcosa, questo qualcosa arriva addirittura in sala con una qualità cinematografica. Quello è molto importante, non andremo a proiettare una cosa fatta con la reflex, con tipo due licette messe così, no, la scenografia, il trucco, i costumi, la recitazione, le musiche, la composizione, la fotografia, specialmente, non so, ho già detto scenografia, ho detto prima scenografia. Scenografia? Che succede? Che tutto quanto è impostato, anche 5.1 a livello audio, insomma, tutto quanto è fatto per essere visto al cinema e poi anche su YouTube ovviamente, quindi è bello sfruttare secondo me questo tipo di risoluzione del progetto. Spera di poterlo vedere anche nelle sale di Napoli, quindi sicuramente faremo in modo, perché qui ci appoggia Fanpage, ci appoggiano i Jegal, ci appoggia Carlo, insomma ci sono varie persone che ci appoggiano e che vogliono il film qua a Napoli, quindi Carlo farà sicuramente in modo che il film si potrà vedere. Quindi ci affidiamo a Carlo. Grazie mille. Grazie a voi, ciao. Siamo qui con Luca Vecchi al Comic Con di Napoli, la presentazione di Dylan Dog, vittima degli eventi. Volevo chiederti com'è stato recitare il ruolo di Groucho, come ti sei sentito? Beh, innanzitutto ho avuto molta paura e ce l'ho ancora in realtà per il risultato finale. Però più che
più che un fan del Groucho dei fumetti, sono un fan del Groucho che c'è a monte, cioè ovvero quello dei fratelli Marx. Quindi mi sono ispirato prevalentemente a lui, ho rivisto La Guerra Lampo, sì, tutti i film dei Marx per cercare di immedesimarti in quel ruolo. Esatto, un po' Woody Allen, un po', capito, quindi è così. Sì. Sono stati proiettati alcuni minuti in anteprima del film e volevo chiederti com'è stato il feedback ricevuto dalla sala, come ti sono sembrati gli spettatori, entusiasti oppure un po' annoiati, non so, come ti aspetti? Ma la sala era buia, in faccia non l'ho guardati. Però il feedback è stato buono, cioè molto molto fomentati, nonostante fossero tutti i giovincelli, pischelletti, che Dylan Dog non credo lo bazzichino molto, anche perché quando abbiamo chiesto, ma ragazzi, il vostro Dylan Dog, solo 3-4 persone hanno tirato fuori, sei stato tu, devo vedere la faccia per capirlo, purtroppo sei troppo emblematico. E quindi è buono, vediamo nel complesso, infatti non vediamo l'ora di poterlo mostrare per intero. Ci puoi fare un giù da ballerino? Ma Giuda Ballerino non lo fa Groucho. No, lo fa Dylan. Non facciamo questo. Ecco, volevo chiederti anche a che percentuale siamo con il lavoro? Cioè al 70%, all'80%? Quanto manca per vedere il lavoro finito anche con la post-produzione? Quanto manca? Siamo a un buon 80%. A settembre verrà girata una scena d'apertura nuova, scritta ex novo, perché la seconda campagna è andata molto bene. Quindi Claudio ha deciso di integrare questa, cioè mi ha chiamato, mi ha detto, oh, ci stanno i soldi, quando dici a uno sceneggiatore ci stanno i soldi, scrivimi una scena d'azione, e là si spalancano le porte dell'inferno, cioè là stai scherzando veramente, stai fottendo con il negro sbagliato. Abbiamo una nuova guest per questa scena d'apertura che non voglio svelare adesso, ciao, dimmi tutto. Che succede? Niente. Come va? Tutto a posto. Vabbè. Okay. Alla prossima. Ciao. Oddio, io non vorrei che i dinosauri e le donne facessero tipo la fine di scomparire perché nessuno le carezza, quindi capito? Vorresti fare sesso con un dinosauro? No, non hai capito cosa intendo. Hai capito cosa intendo? Sì, ho capito cosa intendo. Ok, quindi quanto è bello. No, ho sbagliato. Quindi, per tornare velocissimamente, è un buon 80%, manca pochissimo, non vediamo l'ora di... Sono le rifiniture quelle che portano via la maggior parte del... Che poi fanno la differenza. È il particolare che fa la differenza. È il dettaglio che fa la differenza. Vediamo i dettagli. Lucignolo, cos'è? Lucignolo. Va bene. Adesso sono io che intervisto. Ok. Allora, che hai fatto stamattina? Dove sei andato? Siamo venuti qui al Comic Con, c'è stato un po' di fila, però alla fine con i tre ingressi ce la siamo cavata abbastanza. Ottimo, bene. Lina allo studio.